presentatrice può ufficialmente condurre con i piedi. Freno, acceleratore, faccio tutto io. Sto andando alla fermata a prendere la nostra prima concorrente di oggi. Lei si chiama Barbara. È una naturopata, ma con una passione sfrenata per la musica latinoamericana. Singing in the car, metti in moto la voce. Eccola, ma com'è bella, che eleganza. Vieni Barbara, salta su. Ciao. Ciao, salta su, cinturati. E benvenuta sulla macchina di Singing in the car. Esatto. Come va? Bene. Senti, io so che sei una naturopata, giusto? Esatto. E poi so che sei un'appassionata anche di musica latinoamericana, giusto? Sì. Che meraviglia. Me l'ha trasmessa tanto mia figlia, perché... Hai una figlia, ma va! Sì, Michelle. Quindi esatto. Due generazioni di canterine e ballerine, esatto. Giusto? Beh, sì, esatto. Ma uomini come siamo messe? Uomini? Tasto dolente! Tasto dolente e guarda, stendiamo un velo pietoso. Bene, allora, dovrai affrontare sì. Tre giochi karaoke con i quali accumulerai il tuo bottino. Ok. Questo bottino te lo porterai a casa solamente se supererai il gioco finale. Oggi puoi portarti a casa fino a 3.000 euro. Wow. Cosa faresti con 3.000 euro? Beh, guarda, siccome mia figlia è un bel po' che mi stressa, io la porterei in Brasile a ballare la salsa sulla spiaggia. Sarà anche un bel regalo anche per lei, no? Bello, un viaggio tra madre e figlia. Brasile, arriviamo! Intanto giochiamo. Primo gioco karaoke, Barbara. Questo gioco si chiama... Ho perso le parole. Tu dovrai cantare una canzone. Questa canzone ha 10 buchi nel testo che tu dovrai riempire con le parole giuste. Per ogni parola che azzecchi, 50 euro fino ad un massimo di 500 euro. Tutto chiaro? Sì. Per propiziare questo viaggio in Brasile ho scelto un cantante italiano che in America Latina va via proprio come il pane. Anzi, come la feijoada. Che è Tiziano Ferro. Dovrai cantare Perdono. La sai? Che bello! Certo, vabbè, proviamoci. Concentrati con Perdono. Vai Barbara. C'è un lupo. Dai, dai, dai. Perdono, se quello che ho fatto l'ho, però chiedo scusa. Un sorriso tipo una rosa, se questa non... No, ma faccio schifo. Aspetta! Perdono, ma che fatto? Chiedo scusa, regala il mio sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia non faccio schifo. Perdono, con questa gioia che mi stringe il cuore. A 4-5 giorni da Natale, è un misto tra incanto e dolore. Mi chiedo quando ho fatto io del male, e di persone ce ne sono tante. Buoni pretesti, sempre troppo pochi. Tra desideri, cadere, ambienti e fuochi. Comincio un nuovo anno io chiedendomi perdono. Che fatti hai fatto io, te la chiedo scusa. Regala il sorriso, io ti porto una rosa. Biglietto per il Brasile. Ma ho cantato bene, vero? È difficile. Ne hai indovinate 8. Yeah. Quindi ti intaschi 400 euro! Il biglietto, primo biglietto è pagato! Arriviamo! Copacabana! Brasile, Barbara, sta arrivando! Secondo gioco karaoke, si chiama... Sì. Lasciatemi cantare! Che bello! Dovrai cantare servendoti del microfono della verità. Oh, questo sfavillante microfono che è collegato a un'applicazione. L'applicazione misurerà la tua intonazione. Più alta è la percentuale di note intonate che tu esegui, più soldi ti intaschi. Ok. Se alla fine il risultato sarà 30% di note intonate, intaschi 300 euro. Il 70% di note intonate, 700 euro. Fino ad un massimo di 1000 euro. La canzone che ho scelto per te è... Sì? Un amore così grande nella versione di Negramaro. Questa bello. Risata mi conforta. Allora, Barbara, mi raccomando, il microfono della verità non perdona stonature. Con Un amore così grande, questo è Lasciatemi cantare. Vai Barbara! Ha già iniziato? No? Adesso vai. Sento sul viso il tuo respiro. Cara come sei tu, dolce sempre di più. Per quello che mi dai, io ti ringrazio.
sentendo parlare. È più vicino il tuo profumo, stringiti forte a me, non chiederti perché. La sera scende già, d'azzurro impazzirò, in fondo agli occhi tuoi bruciano i miei. Vai Barbara, fai la voce! Così grande, un amore così, tanto caldo dentro e fuori intorno a noi, un silenzio breve poi, la bocca tua si accende un'altra volta. Grande Barbara! Vediamo troppo bassa per vediamo la percentuale. 60%, quindi 600 euro che sommati ai 400 di prima fanno 1000 euro. Batti 5. Alegría Macarena, que tu cuerpo para la alegría y cosa buena. Alla tu cuerpo alegría Macarena. Hey, Macarena. Non me te la cavi con il twerking. Alla grande. Alegría Macarena, que tu cuerpo para la alegría y cosa buena. È arrivato il momento del terzo gioco karaoke, che ti consente di raddoppiare il bottino che hai accumulato finora. Da 1000 euro passeresti a 2000 euro. Il terzo gioco karaoke cambia da concorrente a concorrente. E tu sei stata fortunella, perché per te ho scelto Oh Your Song. Cos'è? Ta-ra-ta-ta-ta-ta. Che cos'è? Tu dovrai cantare la tua canzone preferita, proprio quella okay. che canti quando sei sotto la doccia, mentre ti metti lo smalto okay. e quando sei imbottigliata nel traffico. Ok. E qual è innanzitutto, dimmela? È Tropicana. Tropicana, perfetto. Piace? Mi piace da bene. Morire. Tu dirai, niente di più facile. E invece no, perché io ti ho preparato una distrazione che non ti lascerà cantare poi così tanto facilmente. Non mi farai mica mangiare, vero? No, mi siete il tuo bibitone allo zenzero. Nel tempo di una strofa e un ritornello devi cercare di finirlo tutto. No. Sì. Un bimbo così tanto. Altrimenti non raddoppi. Oddio. Quindi con Tropicana del gruppo italiano canta Barbara. Vai. Sogno, devi regalo una città, vai. Gente che balla basso, fra un'isola, tu guida, brava più Sardegna, una vetrina jet, eccolo piena, dai, l'acqua ribolliva, lentamente adesso, era un pedone, vai, vai, e poi, dolce, dolce, una bronza tu, non è che cantare, atomica, resta senza il dolce, dolce, tutto andava giù. Mentre la tu diceva, mentre la TV cantava, bevila perché è tropicana. Mentre la TV bevila perché è tropicana. Posa la spiaggia così, wow, sei perfetta. 2000 euro piccantissimi nel tuo bottino, ma te li porti a casa solamente se vinci il gioco finale. Non è ancora finita per te, come per tutti. L'ultimo gioco è What's My Name,
ho preparato una playlist con un sacco di canzoni. Tu hai 90 secondi di tempo per riconoscere e dirmi 10 cantanti. Non il titolo della canzone, ma chi la canta. Se non lo sai, mi dici passo. Se lo dici ma è sbagliato, io passo. Ok. Allora, avanti. Per 2000 euro e per volare a Copacabana e magari conquistare un bel gaucho brasileiro, questo è What's My Name? Edoardo Bennato. Io sto bene con i miei capelli, come si chiama il tipo? Oddio, oddio, passo. Vado io e ti mando una bella cartolina della Copacabana. Mi spiace, non prendertela, dai. Per quattro prego. Canzoni. E io ti devo abbandonare qua. Mi spiace. Addio. Ciao Barbara. Ciao, è stato un piacere. Piacere mio. Mua. Ciao. Barbara. Sento già della saudage di lei. Mi stava così simpatica, mannaggia. Mi sono innamorata, è come un 747, sono decollata, sorretta dal tuo sguardo come vento sulle ali e verso il sole qualche cosa. Buongiorno, mi diceva signora. Sali, tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Verso la fermata di Sing in the Car a prendere la seconda concorrente di oggi. Lei si chiama Elena, è una traduttrice e a sorpresa le farò incontrare una persona che la musica ce l'ha nel DNA di famiglia, Francesco Facchinetti. Tu mi porti su, poi mi lasci cadere. Ciao Elena, salta su. Eccola, ciao Elena. Che bello trovarti. Molto piacere, benvenuta sulla macchina. Grazie. Di Sing in the Car. Grazie mille. Io so che tu sei una traduttrice. Sì, io conosco tre lingue, tedesco, l'inglese e il francese. No, sì. è spagnolo Madre, no, purtroppo mi manca, non è mai tardi per quella imparare. Quella che sapevo meglio io. Mi dispiace. Uffa, ti ho scelta perché da una persona così poliglotta io mi aspetto delle performance di livello internazionale, va bene, cercherò di essere all'altezza e di non deludermi. Mi raccomando. Dovrai affrontare tre giochi karaoke con i quali accumulerai il tuo bottino. Okay. Questo bottino te lo porterai a casa solamente se supererai la prova finale. Potrai vincere fino a 3.000 euro. Caspita. Mi farebbero veramente cosa ci comodo. Faresti con questi 3.000 euro? Guarda Ludovica, io ho un progetto a 360 gradi per servizi inerenti ai cani, quindi dal trasporto alle cure domiciliari, al personal shopper. Ma che bello. Un executive assistant per cagnolini. Allora Elena, io spero che tu non sia un cane a cantare. E iniziamo col primo gioco. D'accordo. Che si chiama
ho perso le parole. Wow. Dovrei cantare una canzone. Sì. Che però avrà 10 buchi nel testo. Ok. Dovrei riempire questi buchi con le parole giuste. Ok. Per ogni parola che azzecchi, 50 euro, fino a un massimo di 500 euro. Perfetto. Per te ho scelto una canzone italianissima. Un'estate al mare di Giuni Russo. Olè, la conosci? Wow, sì. Perfetto. Allora, con Ho perso le parole, Elena. Ottimo. Vai. Vado. Vai, vai, sciogliti, scatenarti, brava. Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni. Senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi soffia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le vacanze. Un'estate al mare, voglia di remare, fare il bagno al largo, per vedere da lontano gli ombrelloni, ioni, ioni. Un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente. Bene, bene. 10 parole azzeccate su 10 vuol dire 500 euro. Wow. Ottimo risultato. La startup stiamo iniziando inizia a prendere forma. Sì, magari compriamo la cancelleria per l'ufficio. Bravissimo. Eh? Bene. Elena, allora sei partita benissimo, brava. Bene, okay. La strada è ancora lunga. Il secondo gioco karaoke che si chiama Lasciatemi cantare! Benissimo! È un gioco che testa la tua intonazione. Tu dovrai cantare servendoti del microfono della verità, che è collegato ad un'applicazione che misura la percentuale di note intonate che tu esegui. Quindi, più sei intonata, più soldi in taschi, fino ad un massimo di 1000 euro. E la canzone che ho scelto per te è famosissima. Se telefonando, ma nella versione di Neck. Ah, ok. Ce l'hai? Concentrati con Se telefonando, mi raccomando, voi da casa cantatela tutti. Canta Elena. Grazie, vai. Vado. Lo stupore della notte spalancata sul mar ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certo che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei. Oh, oh Elena, un misero 40%. Ai. Cavolacci! Però dai, va 40% bene, sono 400 euro che sommati ai 500 di prima fanno 900 euro. Se telefonando io chiamassi un mio amico. Ma dai. Accosterei. Scusami, ma devo fare una
telefonata urgentissima. Pronto, Franci? Ah, Lodo, Lodo, come stai? Bene, bene, tu come stai? Bene, bene. Ottimo. Strada io, Mandami la tua posizione col telefono, ti passo a raccattare. Ti aspetto, mi tolgo le scarpe così mi riconosci, sono quello scalzo. Va bene, ok, arrivo. Bene, ciao. Ciao. Hai capito chi è? Mi sembra dalla voce di aver capito chi è Francesco Facchino. Ma che orecchio! Non ti sfugge nulla. Muovi a tempo il bacino, sono il capitano Gino. No, Franci, salta su! Vado! Francesco Facchinetti! Ciao, Elena! Elena, aspettate che mi metto le scarpe. Sì, ti prego, non è meglio, è meglio, però mi ha riconosciuto. Benvenuto sulla macchina di Singing in the Car. Grazie mille di avermi invitato. Come va? Tutto bene? Io molto bene, molto bene. Sono molto comodo, conosco tutta la tua storia. Ottimo. So che sei appassionata di animali, anch'io amo tantissimo gli animali, soprattutto i cani. So che sei anche appassionata di musica rock. Sì. E anche a me piace la musica rock, un po' per contrappormi a mio padre, che invece mi obbligava. Beh, poi ne Il momento del terzo gioco karaoke. Puoi raddoppiare il bottino che hai accumulato finora. Quindi da 900 euro passeresti a 1800 euro. Wow. Il gioco del raddoppio è random, cambia da concorrente a concorrente. Mm-hmm. E io per te oggi ho scelto. Oh yes! Tutti i miei sbagli. Adesso Francesco ti canterà una canzone, ma lo farà con 10 parole sbagliate. Quindi tu, quando riconosci una parola sbagliata, ce la devi segnalare usando il buzz. Prova se funziona, Funziona. Ti sono concesse, mi raccomando, solamente 2 sviste. Alla terza svista non raddoppi. La canzone è Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Allora, tutto pronto? Con Perdere l'amore canta Francesco Facchinetti. Yes. Vai Elena. Yes. E adesso andate via, voglio mangiare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché prendetti me che fino a ieri credevo fossi un perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i pastelli un po' d'argento li colora. Fatemi uscire, rischi di partire, può scoppiarti il cuore e perdere una gomma e avere voglia di morire. Lasciami fischiare, rinnegare il cielo, prenderà sassate tutti i lampi ancora di fuori. Perderò l'amore. Grazie, ciao mamma, grazie. Elena, 2 sviste per un pelo, raddoppi. Grande Elena, hai raddoppiato, fatti un 5. Fatti 5. È una rocchettara dal cuore. 1800 euro, wow. Tutti per te e per la tua startup per i cani. Questo gioco finale, mi raccomando, concentrati anche tu, perché con questo gioco Elena si gioca il tutto per tutto. Guarda che cosa ho portato nella lavagnetta, così posso giocare anch'io. Ah, così giochi in silenzio, sì. Allora a tra poco con What's My Name. Nemmeno una nuvola su di noi. L'amore è una favola su bellissima. Di noi. Ragazzi, se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati del vento.
ce la fai. Che simpatica canale. Respirando lo stesso momento, puoi fare l'amore qua e là. Elena, per 1800 euro dovrai superare questa difficilissima prova che è What's My Name. Con questo gioco, se vinci, ti porti a casa i 1800 euro, tu Francesco ti porti a casa il buzz che tanto ti piace. Sì. Tu hai 90 secondi di tempo per riconoscere e dirmi 10 cantanti. Non il titolo della canzone, ma chi la interpreta. Tutto chiaro? Tutto chiaro. Ci sei? Sì, ci sono. Allora non ci rimane che dare il via alle danze. Per 1800 euro, Elena, questo è What's My Name. Gianni Morandi. Bon Jovi. Bellamy. Bellamy. Passa dal Giolio. Enya. No! Paolo. Il talisman è tu. Rosanna. Robin Williams. Brava. Passo. Michael Bosè. YouTube. Brava, hai la macchina. L'ultimo giorno d'inverno non passo, sarò più. Passo. Vianello. When you try. Coldplay. Ne manca una. Passo. Loredana Bertè. Sì! Bravissima! Bravissima! È stata bravissima! Diamo il via ufficiale alla tua Dog Star Cup! Yeah. Felicissima! Brava, brava, brava! Allora ti raccompagno alla fermata di Singing in the Car a Costo, quindi 1800 euro. Complimenti. Grazie, Elena. Mille. Grande, grande Elena. È grande. Stato bellissimo averti a bordo. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao. Salutami i tuoi cagnolini. Ciao. Wow. Franci, vieni avanti. Vengo davanti? Sì. Prego. Eccoti qua, cinturizzati. Senti, brava la Elena, no? Brava, brava, e abbiamo anche portato su. Aspetta un attimo, voglio fare una cosa. Stai qua, stai qua. È sceso. No, ma veramente. Ma ragazzi, che uomo d'altri tempi. E dovevo, no. Non potevo non farlo. Ti ho preso delle margherite, tra l'altro. Ho trovato il mio fiore preferito. Ma grazie. Vai, vai. Ma tu sei schizzato fuori, io non capivo che cosa stessi facendo. Mettiamole qua. Vai. Ma dai, ma grazie. No. Vogliamoci tanto bene, Ragazzi, tanto Francesco bene. Facchinetti mi ha appena regalato un mazzolino di fiori. E a voi no. To the left. Questa la conosci? Ma mio, prego, mio padre. Mi puniva. Di tuo padre. Mi puniva. Sono stato punito mille volte con questa canzone. Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare. Mio padre dentro di me. Dopo barba che sa di pioggia e la 24 ore. Perduti nel Corriere della Sera. Le A diventano O. Le O diventano okay, A. Ok, tutta la contagia. Vai, vieni. Di una cameriera, Dio delle città e dell'immensità. Io venivo punito con questa roba. Ci sei, hai viaggiato più di noi. Vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla. Prima che ci capi, ho sbagliato pure il testo. Io delle città e dell'immensità. Magari tu ci sei e problemi non ne hai. Ma qua giù non siamo in cielo e se un uomo perde il tiro è soltanto un uomo solo.
Paolo. I love you Milano. Ciao bellezza. Ciao. Ragazzi, questo è un programma TV e io guido in condizioni speciali e protette. Mi raccomando, voi quando guidate, mani sul volante, sguardo fisso sulla strada, cinture allacciate e niente distrazioni. È arrivato il nuovo Kia Sportage. Nuovo Kia Sportage, nato per stupire. Scopri la gamma Sportage a partire da 19.000 euro.